Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in un nuovo reaction video sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Stiamo per guardare l'episodio numero 7 dell'Attacco dei Giganti. Ciao mamma! Ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme per proseguire nella nostra avventura. Chissà cosa succederà. Ora io ti preannuncio già che è un bel episodio. Vabbè, come se gli altri facessero schifo, ovviamente no, però diciamo che è un episodio intenso. Per me è sempre più appassionante, perciò ecco, non vedo l'ora. Prima di cominciare il video però vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. È tempo di cominciare? Sei pronta? Perché questo episodio sarà abbastanza intenso, come dicevo. Sempre più pronta. Benissimo, incominciamo. Voglio sentire un'altra parola da parte vostra, o sarò costretto a passarvi tutti per le armi! E chi è? Mica sì. E ti ricordi siamo rimasti qui? Sì. Il segnale di ritirata dovrebbero averlo sentito anche loro. Ma almeno perché non risalgono sulle mura? C'è già uno lì. Ti ricordo che questi dovrebbero essere quelli che proteggono la popolazione, ti ricordi? Sì. E invece sono lì che... hanno paura. Credi davvero che quel fucile basterà a fermarli? Oh no, non così. Oddio. Finalmente ci è arrivato l'ordine di ritirata, ma siamo bloccati qui dalla mancanza di gas. Stiamo rischiando di morire tutti, per colpa di quei vigliacchi. Il gas che serve per farli spostare con la direzione nazionale. E se invece fossero stati... tutti annientati! Ma non è giusto che restino asserragliati nel quartier generale lasciandoci in questa situazione. In effetti. Certo. Purtroppo. Senti, a questo punto non ci resta che tentare la sorte e farli fuori tutti quanti! Restare qui significa solo posticipare la fine. Bravo, anche questo con... continuando a spostarci consumeremo soltanto il poco gas che ci è rimasto! E a quel punto saremo davvero alla fine! Probabilmente nel deposito sono già entrati parecchi di quei mostri. Non avremo certo la libertà di movimento che ci serve. Io direi di provarci comunque. Unendo le nostre forze possiamo anche farcela. Sasha. Io vado in una vasca. Ci hai dimenticato del mangiare. Armin, dai, vieni con me. Più ci penso e più mi convinco che verremo annientati tutti entro questa sera. Non è che non sia ancora pronto a morire, ma che senso avrebbe una morte come questa? Ora scusate se metto in mezzo i miei sentimenti personali, ma avete visto la squadra di Eren? No, mi dispiace molto, amica. Di provare a chiedere ad Armin. Ecco, perché nessuno... Armin! Cos'è successo? E adesso... almeno avrò avuto la speranza di vincere. Che aspettate? Sei riuscita nel tuo intento. Forza. Tu resti sempre la migliore tra tutti noi. Vai, Armin, anche te. Facciamoci ammazzare tutti. Ecco. Forza! Voglio più velocità! Così. Non c'è tempo da perdere! Sta sprecando troppo gas. Oh, guarda che grafica, cioè... bellissimo. Ecco qui. Ho perso un'altra persona cara. Torno a provare questo dolore. È impossibile avvicinarsi al quartier generale, a meno che qualcuno non si sacrifichi. Oddio, che paura. Perché gli manca il gas. Gli manca il gas. Oddio. No, che brutta bocca. Avrei dovuto impedirglielo. Poverino. Perché non sono riuscito a fermarlo? Se l'avessi bloccato, non sarebbe morto. Brava! Ma ormai pensavo di essermi arresa. Mi sto rialzando. Ah. Perché continuo a lottare. Oh, sono su. Ce ne sono due. Perdonami, Eren. Io non mi arrenderò mai più. Non mi arrenderò mai più. Brava. Vai.
perché in quel caso non sarei più degna di stare al tuo fianco. Continuerò a battermi e non morirò così. Cosa succede? Si picchiano tra di loro? Oh. Ma che succede? Allora, non sono tutti cattivi? Direi di sì, a questo punto. Oh, o voleva lui la preda? Che brutto che è. Un gigante. Che gigante. Un altro gigante. Ti supplico, Mikasa. Fatti ritrovare viva. Bravo. Corri. No, maledizione, ci sono due classi a 15 metri. 15 metri? No, guardate lì. Sono diversi però. Ma non sono tutti uguali. Non sono tutti uguali. Guarda come sembiamo. Guarda che l'ha fatto centro proprio. Proprio un attacco tra i giganti. Esatto, sì. Ma vedi che si rigenerano, perché ti ricordi come c'è il professore. Ha evidenti nozioni di combattimento corpo a corpo. Ma com'è possibile? Comunque, ora diamoci da fare. No, aspetta! Le bombole di Mikasa sono vuote. Ah, sì, dimenticavo. Non possiamo attaccare senza di te. Nelle mie ce n'è rimasto ancora un pochino. Ci sono scambiati. Non c'è rimasta altra scelta. Cerca di non sprecarlo. Ricorda che contiamo tutti su di te. Armi. Io non ti abbandonerei mai qui, in quel momento. Non mi sorge proprio un'idea, non so se un gigante che mi uccide o no. Sia quello che mi passa per la testa. Vedremo. Sviluppa impensabile per l'intero. Perché questo si comporta diversamente. Genere umano. Spero tanto che non sia. Era quasi l'incarnazione di quella che provavamo noi. Allora, cosa ne pensi? Qui diventa sempre più interessante e più da una parte un po' mi spaventa, mi sorge mi frulla in testa un'idea. Sì, lo stavi dicendo durante il video, cioè durante l'episodio. Sì, perché quel gigante che si è comportato in modo diverso di tutti gli altri e ha ammazzato i suoi simili, ecco, mi balena in testa sempre l'idea, non vorrei che fosse Eren trasformato in gigante. Io come sempre non ti posso dire niente. Non lo so perché mi dà quell'impressione, perché si comporta in modo diverso. Ha un altro comportamento, ha un'espressione, sembra che ragiona in modo diverso. E poi non ha fatto niente ai ragazzi, perciò li ha protetti in qualche maniera. Okay. E siccome Eren li proteggeva, ho sempre quell'idea, non mi sfugge dalla mente, che non sia per caso, dato che è stato ingoiato, non masticato, non ammazzato, che sia trasformato in gigante. Cioè, allora, si è trasformato all'interno di un altro corpo, cioè un po' strana come cosa, strana, nel senso, però, non è normale come però, tutti gli altri. No? Certo che succedono cose che non sono normali. No, nel senso, ma intendo rispetto agli altri giganti, non è che sia stata una cosa normale essere inghiottito e poi trasformarsi, cioè all'interno di un altro gigante, quindi... A parte che non sappiamo neanche come loro si evolvono, come mai che ci sono così tanti, dato per che quello non devi aspettare. Ecco. Però ecco, non mi sfugge di mente quell'idea lì. Ok, a me. Quindi tu pensi che sia Eren, quel gigante che ecco, hai visto. Ok, ecco. Vedremo ovviamente con la prossima settimana se questa teoria che ha avvalorato lei è giusta o meno. Vabbè, comunque poi abbiamo visto anche un'altra sfaccettatura della personalità di Mikasa, e in quel caso molto guerrita, molto guerriera, che alla fine voleva lasciar perdere, però poi c'è quella scintilla, come sempre, che abbiamo visto, che le permette di ritornare in sé, diciamo così. Stessa cosa che succede a Eren,
quando si sente debole, gli torna in mente quello che è successo alla sua mamma, certo. E riprende forza, certo, per combattere. Bene, stiamo qui a vedere la prossima settimana, bene, cosa succederà. Beh, sì. Bene. Però vedremo sicuramente lo sviluppo, vediamo le sue reazioni e continuiamo a chiederle l'episodio prima cosa lei pensa che possa succedere, così poi verifichiamo se ha ragione o meno. Intanto voi continuate ad iscrivervi al canale, continuate a seguirci sui nostri social media e divertitevi insieme a noi. Ciao, intanto, ragazzi. Ciao ragazzi. Alla prossima.